Come mi sono trovato con i guanti prima della Clan, che ho usato per qualche anno, e poi con questi nuovi Macna, Progress RTX? Beh, diciamo che se sono passato dal vecchio modello al nuovo modello, vuol dire che mi sono trovato comunque molto bene. Dei guanti già di partenza, dei guanti invernali veramente ben fatti, veramente protettivi. E il sistema di riscaldamento, comunque un ottimo sistema di riscaldamento. Comunque, bando alle ciance, partiamo con la recensione dei guanti Macna Progress RTX riscaldati. Sigla! I guanti Macna Progress RTX, guanti invernali riscaldati elettricamente attraverso batterie oppure attraverso anche un cavo che si può collegare all'accendisigari della moto. Devo dire che secondo me sono un tester perfetto di abbigliamento da moto invernale perché sono principalmente una persona estremamente freddolosa. Per cui, ok, ho fatto questa scelta di cui sono felice, felicissimo di usare la moto 365 giorni l'anno, però, francamente, ho bisogno di una attrezzatura più che ottima. E per cui sono tanti anni che sperimento, metto a punto, che provo varie tecnologie per arrivare insomma a non avere quasi più freddo d'inverno in moto. Li ricomprerei? Assolutamente sì. Secondo me è vero che è una cosa abbastanza personale, però secondo me è la soluzione giusta per diciamo risolvere in maniera sostanzialmente definitiva la problematica delle mani fredde d'inverno. Il livello ancora superiore possono essere le muffole elettriche attaccate direttamente alla moto, però vi devo dire che fatto, insomma, messo su una bilancia i pro e i contro delle due soluzioni, sì, è vero che le muffole elettriche riparano ancora un filino di più rispetto ai guanti riscaldati. Però francamente, mettendoci il fatto che appunto mi tolgono un po' il piacere di guida, sono brutte da vedere, sono scomode da usare, francamente, secondo me la scelta vincente è quella dei guanti riscaldati. Il guanto è comunque un ottimo guanto invernale e fino a 4, sopra i 4-5 gradi, diciamo che tecnicamente non serve neanche accenderlo. Sotto queste temperature, oppure su temperature comunque un pochino più alte, però magari che state andando in autostrada e per cui diciamo l'aria fredda continua ad arrivarvi sulle mani, è meglio cominciare ad accenderli. Ci sono 4 potenze, 100, 75, 50 e 25, che voi potete in maniera abbastanza tranquilla dosare anche semplicemente con il tasto sul guanto. Diciamo, per i più tecnologici esiste anche una bellissima app che vi faccio vedere della Macna, dove potete dosare anche, diciamo, utilizzando l'app, la potenza dei vostri guanti, e più in generale su quest'app di Macna puoi dosare tutta la potenza di qualsiasi indumento riscaldato tu abbia di Macna. Ad esempio, come vedete, io oltre ai guanti riscaldati ho anche le calze riscaldate, di cui probabilmente farò, diciamo, in un altro video, e per cui diciamo che posso dosare entrambi. La differenza tra un guanto normale invernale e un guanto riscaldato invernale è una differenza sostanziale. Vi voglio raccontare un piccolo aneddoto che mi era capitato quando ancora avevo la Mana, per cui con la Mana non avevo le manopole riscaldate e i paramanopole. Quel giorno avevo passato tutta la giornata lavorativa in giro per Torino e la sera mi ero fermato, avevo fatto un po' tardi con un cliente. A quel punto, diciamo, la temperatura si è fatta veramente rigida. Fate conto che in autostrada, ho preso l'autostrada e c'erano circa meno 4 gradi. E
E a un certo punto purtroppo mi si sono spenti i guanti perché li avevo usati tanto durante la giornata e per cui insomma la batteria, insomma sono batterie che dopo ne parliamo durano parecchio, però ovviamente non sono eterne. E a quel punto mi sono accorto di aver dimenticato a casa il cavetto per attaccarle alla presa accendisigari della moto e ho detto aia. Infatti diciamo che ve la faccio breve, a un certo punto ho dovuto fermarmi a circa 50 km da casa in un autogrill a prendere una tazza di tè e scaldarmi un po' le mani perché insomma mi facevano veramente veramente male. Ora e lì ero solo coi guanti riscaldati. Adesso che sostanzialmente oltre ai guanti riscaldati utilizzo diciamo sia le manopole riscaldate che le paramanopole, devo dire che per i freddi che si riscontrano in situazioni tra virgolette normale si riesce a fare sostanzialmente tutto. Partiamo proprio dalla qualità dei tessuti. Devo dire che è una qualità piuttosto alta, nel senso che, riscaldamento a parte, sono dei buoni, anzi direi ottimi, guanti invernali. Sono un pochino grossi, però ovviamente non ci si può fare molto con dentro, insomma tutti i cavi, tutti i fili non possono essere proprio piccolissimi, però sono già di partenza, diciamo, dei buoni guanti invernali con delle protezioni fatte bene, diciamo il tessuto è assolutamente di buona qualità e per cui diciamo già fanno loro senza la parte riscaldamento. Fate conto che io li uso tranquillamente e non accendo il riscaldamento sopra i 4-5 gradi. Diciamo che sopra i 4-5 gradi li usi come dei normali guanti invernali e vanno bene così. Ora arriviamo a un punto fondamentale che è la durata delle batterie. Ok, dicevo, vi faccio vedere le batterie. Sono tre taschini in cui si infilano queste batterie. Ce ne sono di vari modelli. Io sinceramente ho preso il modello più potente, per cui le tre batterie a 12 volt e 3000 mAh. Ora francamente io di elettricità capisco poco e nulla, però vabbè, ovviamente mi hanno detto che erano quelle che duravano di più e devo dire che effettivamente hanno un'ottima durata, perché caricate a potenza massima arrivano a durare diciamo 3 ore, quasi 3 ore, ecco, mettiamola così, dalle 2 ore e mezza alle 3 ore. A potenza ridotta magari ti fanno anche 3 ore, 3 ore e mezza, a potenza bassa diciamo che possono arrivare a durare anche 4-5 ore. Allora, un altro argomento che ogni tanto, diciamo, qualcuno mi solleva è che mi dicono: ma scusa Michele, ma io c'ho già le manopole riscaldate e c'ho già magari anche i paramanopole, ma perché mi dovrei prendere dei guanti riscaldati? Mi prendo dei bei guanti invernali e risolvo la cosa così. Allora, premettendo che è sempre una questione di quanto freddo avete le mani e che tipo di viaggi fate, però vi devo dire che la differenza non è da poco, nel senso che è vero che la manopola riscaldata certo ti riscalda e tra l'altro messa a massima potenza quasi ti scotta le dita, però c'è un piccolo problema che appunto tu prendendo così la manopola hai la manopola che ti riscalda tutta la parte dentro. La parte fuori che sì, hai magari paramanopole, però insomma un po' di aria comunque ti arriva, soprattutto se sei in autostrada, diciamo che dopo un po' si raffredda e in qualche caso ti può succedere di avere insomma l'interno della mano che ti scotta e l'esterno ghiacciato.
che vi assicuro, siccome l'ho provato, non è esattamente una sensazione bellissima. Per cui sì, diciamo, se non fate cose particolarmente, diciamo, estreme, potrebbe andare benissimo anche un buon guanto invernale e le manopole riscaldate. Però se invece decidete di risolvere una volta per tutte la problematica delle, diciamo, del freddo alle mani, devo dire che la soluzione dei guanti riscaldati è un'ottima soluzione. Ok, passiamo ai difetti di questi Magna Progress RTX. Allora, diciamo che il principale difetto di questi guanti è il fatto che siano abbastanza pesanti. Nel senso, sia pesanti proprio come guanti invernali, diciamo che molto probabilmente avendo dentro tutti, insomma, i fili che passano, sono piuttosto spessi, ma anche pesanti proprio come peso, perché vi assicuro che soprattutto con le tre batterie che uso io, diciamo, quando li metti lo senti il peso. Certo, nulla di eccessivo, perché comunque basta farci l'abitudine. E francamente, detto tra noi, io preferisco 100 volte sentire un guanto un po' pesante, avere in mano, mettere un guanto un po' pesante, che avere freddo alle mani. Per cui per me non è un grossissimo problema. Però effettivamente, insomma, il peso si sente. L'altro elemento, diciamo, che posso vedere come un difetto è appunto il fatto che, essendo guanti piuttosto spessi, un pochino perdi la sensibilità nella guida. Anche qua nulla di eccezionale, però ovviamente se hai un guanto molto più leggero senti i comandi molto meglio, gestisci i comandi molto meglio. Però qua mi sento di farne un discorso un pochino più ampio di sicurezza. Attenzione che avere le mani intorpidite dal freddo, che fai fatica, vabbè, lasciate perdere che io ho una moto a cambio automatico, ma fai fatica a tirare la frizione piuttosto che a tirare il freno perché hai le mani completamente ghiacciate, francamente lo reputo molto più pericoloso che avere un guanto che ti toglie un filino di sensibilità. Ma anche il fatto di avere appunto l'indice con il touchscreen e questa specie di piccolo tergicristallo, chiamiamolo così, che ti serve, vi faccio vedere, per togliere l'acqua o l'eventuale ghiaccio dalla visiera del casco, devo dire che è molto molto comode. Conclusione, ditemi che cosa ne pensate, se anche voi, insomma, preferite essere più spartani e per cui affrontare in maniera stoica il freddo d'inverno, oppure, insomma, diciamo, andando avanti magari anche con l'età, preferite come me, non mi nascondo assolutamente dietro un dito, di passare di anno in anno in soluzioni sempre più tecnologiche e sempre più comode. Tutti i modi di andare in moto vanno rispettati. Mi piace soffrire sì, ma il giusto, senza esagerare. Poi conosco gente che veramente sono dei supereroi, degli spartani fatti e finiti. Sinceramente, buon per loro, io lo sono sicuramente molto meno, e usando, insomma, la moto tutti i giorni anche per lavoro, francamente penso che riuscirei a farlo spartano forse per una settimana, dopodiché comincerei a avere qualche problema mio personale. In ogni caso, ripeto, non c'è un giusto, non c'è uno sbagliato. Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere, scrivetemi i commenti. Se non siete d'accordo con quello che ho detto, ci mancherebbe, scrivetemelo anche quello nei commenti, sono sempre aperto al confronto. Mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, che è un ottimo modo per supportare quello che faccio e avere sempre, sempre più contenuti. Vi ringrazio molto, è stato veramente un piacere condividere con voi queste mie esperienze e alla prossima, con la prossima puntata di Attrezzatura 365. Un saluto e ciao a tutti!